E il primo pensiero è: bene, nel 2009 mi hanno detto hai ancora 10 anni da vivere senza trapianto, boh, scaliamo un altro giorno. Scaliamo non nel senso di arrampichiamo, leviamo un altro giorno. E il pensiero subito dopo, che è quello che mi permette poi di affrontare la giornata in maniera un po' più sana, è questo, è dire, sì, ma se io non mi fossi ammalato, a quante persone non avrei parlato di donazione di midollo osseo, in quanti non si sarebbero tipizzati e quanti altri sarebbero morti, quindi alla fine va bene così. Il concetto fondamentalmente ridotto all'osso nelle sue componenti più importanti è che A. Con la donazione di midollo osseo si curano delle malattie e si salvano delle vite. B. Per fare questo bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 38 anni, un peso corporeo superiore ai 50 kg e stare tendenzialmente in buona salute, perlomeno meglio di me. C. La donazione passa prima per la tipizzazione, quindi si fa questo piccolo esame del sangue per vedere le eventuali compatibilità. Tutto questo va nella banca dati dei donatori di midollo osseo e se c'è una compatibilità si procede poi al trapianto. E alla fine il trapianto si risolve in una puntura sulla cresta iliaca, perché il midollo osseo non è midollo spinale, sta in tutte le ossa del corpo e si prende appunto dalle ossa del bacino, oppure ultimamente anche dal sangue periferico, quindi dalle vene delle braccia. È una cosa che non comporta nessun rischio e che salva la vita alla gente. Col trapianto di midollo osseo si curano una grande serie di malattie che è difficile, se non a volte impossibile, curare in altro modo. Esempio, leucemia, anzi le leucemie perché ce ne sono di tanti tipi, i tumori solidi, i linfomi, i mielomi, alcune forme di aplasia, alcune forme di anemia. Ci sono anche delle sperimentazioni in corso sull'HIV, o meglio sull'AIDS. E quindi ho deciso di fare questo esame perché volevo vedere se sarei stato così fortunato da salvare sul serio la vita a qualcuno. Invece ho scoperto che avrei avuto, ironia della sorte, io in prima persona bisogno di un trapianto, perché mi è stata diagnosticata una malattia che si chiama aplasia midollare idiopatica e niente, è iniziato un percorso di cura, di terapia che non è ancora arrivato a conclusione, perché io non sono guarito, che è in stand by perché non è stato possibile trovare un donatore, perché le probabilità di trovarlo sono basse, sono una su 100.000, e perché la terapia farmacologica non è sufficiente ad affrontare la mia malattia. Mi sono detto, boh, io non salverò mai la vita a nessuno direttamente donando il midollo osseo, troviamo un modo di farlo lo stesso. E ho scoperto che io, che per tutta la vita sono sempre stato e ancora sono in buona misura una persona estremamente timida, mettendo da parte la mia timidezza e mettendo la mia storia e altre storie come la mia, perché ne conosco tante, ce ne sono tante, purtroppo continuano ad essercene, alcune a lieto fine, altre no, che facendo questo, che facendo appunto della comunicazione, era possibile fare tanto quanto, non io direttamente, ma muovendo delle altre persone, facendo informazione, portando consapevolezza. E quindi sì, mi sono messo a far questo. In primo luogo nell'ambiente dell'arrampicata, perché io scalo tanto e mi piace, è un ambiente che conosco, nel quale sono ben inserito. E perché nell'arrampicata, nel fatto che hai con la corda in mano anche simbolicamente la vita di qualcuno, è più facile capire questo concetto. Da qui nasce Climb for Life. Esattamente. E questo è un giochino, è un progetto di Admo Vicenza, di Admo, insomma, i particolarismi non mi sono mai piaciuti. È un'idea, non è né un'associazione né niente del genere, è semplicemente un modo di parlare, un modo per parlare di donazione nel mondo dell'arrampicata, che ci è un po' scappato di mano, ha preso delle dimensioni un po' transnazionali e l'ultimo evento che è stato dedicato a questa cosa, alla donazione di midollo osseo, brandizzato per così dire, Claim for Life, era a Singapore. Devo guardare là per lanciare un appello come fanno in televisione. Certo. Donate il midollo osseo perché è una cosa che salva la vita alla gente.